This program is presented by Salt and Light Catholic Media Foundation. Signor Gagliano, su Cecilia, siamo di nuovo per la seconda parte, perché non pensiamo esaurire questo soggetto in mezz'ora, dell'importanza di trasmettere la fede ai giovani, ai figli, ai nipoti e via di seguito, alla gioventù di oggi, alla società di oggi. Vorrei incominciare con una preghiera presa dall'enciclica Deus Caritas Est di Benedetto XVI. Bellissima preghiera. Ora nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, tu hai donato al mondo la vera luce, Gesù, tuo Figlio, Figlio di Dio. Ti sei consegnata completamente alla chiamata di Dio e sei così diventata sorgente della bontà che sgorga da Lui. Mostraci Gesù, guidaci a Lui, insegnaci a conoscerlo e ad amarlo, perché possiamo anche noi diventare capaci di vero amore, di essere sorgenti di acqua viva in mezzo a un mondo assetato. Amen. Dunque il mondo è assetato, assetato per Cristo. E come diceva la preghiera, di farci conoscere questo Gesù Cristo, che la Madonna ce lo mostri, ci guida a Lui, ci insegna a conoscerlo e ad amarlo. La società di oggi, purtroppo, è una società pagana, non conosce Gesù Cristo. Bisogna incominciare da capo. E come dice anche nell'encicla, proprio nelle prime righe, nell'introduzione, Benedetto XVI dice: all'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una persona, con la P maiuscola, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. Dunque non ci può essere, secondo me, un cambiamento di vita su Cecilia, signor Gagliano, senza aver avuto un incontro serio con Gesù Cristo. Possiamo dare tutto il moralismo che vogliamo, possiamo fare liste di buone intenzioni, ma se non ho questo incontro con Cristo, come dice anche San Paolo, c'è qualcosa in me che vuol fare il bene, invece faccio l'opposto, faccio il male. Dice: che cos'è che in me non mi lascia fare il bene? E lui dice: è il peccato che vive in me. Il peccato che vive in me. Chi mi salverà da questo? E lui risponde: grazie a Dio, Gesù Cristo, che viene a salvarmi. Dunque, senza un incontro serio con Gesù Cristo, come ci può essere un cambiamento di vita? Prima in noi, poi in quelli che ci vedono, ci ascoltano, come dicevo anche l'altro giorno. Caritas Christi urger not. Dovrebbe essere l'amore di Cristo che ci spinge ad evangelizzare, ci spinge a dare la nostra vita per il prossimo. Su questo punto vorrei prima dare la parola a Suor Cecilia, perché so che negli ultimi 17 anni, mi sembra, si è dedicata a curare, a prendersi cura di suo padre e sua madre, che adesso sono deceduti, mi sembra. Sì. È stato un lungo periodo, questo è un altro regalo di Dio. Tu non sai mai cosa ti aspetta domani. Sì. Se me l'avessero detto prima, non so se avrei accolto con tanta generosità il fatto di rimanere a casa per tanto tempo, perché il nostro cuore è sempre limitato, anche nell'amore. Ma sì, sono stata a casa per tutti questi anni, ho accompagnato prima il papà e poi la mamma, ma è stato un cammino molto, molto ricco di grazia di Dio, inteso come luci nuove per capire chi sono. E chi era la Cecilia che diceva di essere una Paolina? Sì. Una Cecilia che aveva già lavorato con l'apostolato dei mass media, una Cecilia che aveva già ricevuto da Dio il dono degli occhi, dell'udito, quindi
una privilegiata tra virgolette. Eppure quando ho incominciato il cammino accanto a papà e mamma mi sembrava di ricominciare da capo. Sì. Lì ho scoperto in modo forse diverso e più concreto che cosa vuol dire la presenza di Dio nella persona che mi sta accanto. Ma ho anche capito il comandamento di Dio: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, e amerai il prossimo tuo come te stesso. Quindi questo te stesso vuol dire non andare oltre, non fare la spaccona nel tuo darti, perché facendo così inconsciamente ricerchi molto te stesso, ricerchi la Cecilia capace di dare. Sì. Non serve questo a Dio, non vuole l'extra, vuole il quotidiano. Sì. Stando accanto al mio papà che vedeva quasi niente, sentiva decisamente quasi niente, negli ultimi tempi è stato un percorso difficile nell'accogliere il fatto di vedere una persona che è sempre stata la linea per te, la linea maestra che ti ha condotto, vederlo diventare fragile, sì, che si affida a te, ma che rimane tuo padre. Sì. E tu diventi un po' la mamma. E viceversa, nella mamma che ti ha sempre trasmesso l'affetto, ti accorgi che hai una bimba, una bambina che non parla più, che non si muove più, che lentamente si riempie di piaghe. L'esperienza mia, amare me stessa davanti alla mia mamma, è stato non fuggire da quello che era la sua piaga, come dicevo anche nell'altra trasmissione, sì, ma è stato anche imparare a non pianificare, quindi esattamente di il contrario di quello che il mondo ti dice, sì, pianifica, organizzati, fai. No, il quotidiano ti assorbe. E tu non sei meno suora perché stai davanti a una mamma che non si può più muovere. Sei Paolina forse di più perché hai smesso di pianificare. Sì, non sì. Annuncerò più il Signore con una trasmissione, ma lo posso annunciare semplicemente non muovendomi da lì e accogliendo il quotidiano come la vera espressione dove Dio ti parla. Ti sei arrabbiata? Bene, accetta di averlo fatto. Sì. Ti fa fremere il fatto di vedere che non puoi comunicare con lei? Come? Tu sei una persona addetta ai mezzi di comunicazione. Dovresti parlare meglio degli altri. Non è vero. Non è vero, io lì sì, ho capito che ero limitata. E che quando passa il bello e il dorato, tutto quello che luccica, rimani tu con la tua povertà. A mamma gli ho regalato la mia povertà, sì, il limite di quello che ero. Io penso che questo sia stato la scintilla che ha permesso ai miei nipoti di dialogare di più con me. Non più la suora carina che va in radio, che parla, sì, che ti... Sì, No, sì, no, sì. È lì. E Dio si manifesta lì, mettendo da parte questa vocazione di Paolina che è fatta strutturalmente in un altro modo. Sì. C'è una storia che si racconta, Suor Cecilia, signor Gaetano Pagliano, che è chiamata l'uomo più santo del mondo. È ancora qui una battuta con una verità, no? Sì. Allora si dice che in un deserto viveva un eremita, sì, no? Un monaco, sì, e il villaggio a fianco a questo deserto, che era vicino a questo dove viveva questo monaco, lo riteneva, i cittadini di questo villaggio lo ritenevano come l'uomo più santo del mondo e l'uomo più vicino a Dio. Mm-hmm. A lui, quando ha sentito questo, ha chiesto al Signore, dice: Signore, ma veramente sono l'uomo più santo e più vicino a te? Non voglio saperlo perché per vanità, voglio saperlo solo perché se c'è qualcuno più santo di me, voglio essere il suo discepolo. Allora il Signore gli ha risposto e gli ha detto: l'uomo più santo del mondo, più santo di te, è il macellaio in paese. Vai a trovarlo, vai ad osservarlo. Gli ha dato l'ordine di andarlo ad osservare. E questo monaco, quando stava fuori la macelleria, vedeva che questo macellaio era un po' sgarbato. Si arrabbiava con i clienti, guardava le donne,
diceva qualche parolaccia, ma si meravigliava che questo fosse l'uomo più santo del mondo. Alla fine della giornata il macellaio l'ha visto fuori, dice: "Ma cosa fai qui?" Dice: "Beh, il Signore mi ha comandato di venire ad osservarti." Allora il macellaio dice: "Dai, sì che è tardi, vieni a casa a cena." È andato a cena a casa sua e ha osservato che in un angoletto della casa, della stanza, c'era un uomo anziano costretto a letto, un uomo debole, fragile. E il macellaio gli dava da mangiare, si prendeva cura di lui. Allora il monaco gli ha chiesto: "Ma questo è tuo padre?" Il macellaio ha risposto: "No, questo è l'uomo che ha ucciso mio padre. Io avevo molto rancore verso di lui, ma quando poi l'ho visto dopo tanti anni, vecchio, fragile, l'ho adottato come mio padre." Dice: "Perché mio padre mi ha sempre insegnato di perdonare, di amare il nemico, come dice il Vangelo." Allora, che cos'è la morale? La morale è che il perdono. Prendersi cura di quello che è debole, amare il nemico. Questo che oggigiorno, su Sicilia, anche nei nostri programmi televisivi, non si vede, si vedono gente che si scaglia uno contro l'altro, che Il vuole essere il diritto. primo, il diritto, mi hanno offeso, Sì. come si permettono, non sanno chi sono io, sono una persona da bene e mi trattano così. E il macellaio qui dice: "Ho deciso di amare quest'uomo, come avrei amato mio padre." Rudy, mi fa venire in mente il brano del Vangelo della lavanda dei piedi. Sì. Gesù, pur essendo figlio di Dio, si è messo uno straccio, un panno, ha tolto le sue vesti, si Sì. è messo un panno e ha lavato i piedi, cioè è venuto incontro a me, alla mia povertà. Non ha tolto niente a quello che lui era, ma mi ha mostrato un modo diverso. Io credo che se noi potessimo sentire le confidenze di chiunque ascolta questa trasmissione, ci potesse raccontare ciò che avviene nell'intimo della sua storia, ognuno di noi, se avesse il coraggio di dire sì, è vero, forse io sono invitato a mettermi, a cingermi un panno, un Sì. canevaccio intorno alla vita e a servire Sì. l'altro, forse lì sarebbe più facile incontrare il Dio che per il momento non sei riuscito a Sì. vedere. Anche che c'è una riflessione di nuovo, a me mi piacciono le riflessioni dei santi in questo libro sul Padre Nostro, di Santa Teresa d'Avila, spero di trovarlo. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E lei dice: "Avrebbe potuto il buon Gesù portare altri motivi e dire: Signore, perdonaci perché facciamo molte penitenze, perché preghiamo molto, digiuniamo, abbiamo lasciato tutto per voi e vi amiamo tanto. Anzi, non ha neppure detto: perdonateci perché noi siamo disposti a dare anche la vita per voi, oppure per altri motivi, ma soltanto perdonateci perché perdoniamo." Questo è un punto chiave del Vangelo, su Sicilia, signor Gagliano. Cosa mi dice allora lui? Da dove si vede, i giovani vedono che nelle nostre famiglie c'è il perdono. Un esempio: tutti i matrimoni, anche i matrimoni cattolici, dice che il 50% si divorziano, no? Si separano, si divorziano. Qui, secondo me, il ragazzo, la ragazza che vive in questa famiglia non vede un perdono, non vede il perdono così concreto: mio padre ha sbagliato, mia madre l'ha perdonato, mia madre ha sbagliato, mio padre l'ha perdonato, sono insieme. Perché capiscono che tutti possono sbagliare. Il Signore non è venuto per i buoni, è venuto per i cattivi, eh? Che il Signore ama il malvagio. Questo non si può capire oggigiorno. Non che continuiamo a fare il malvagio, ma ama il malvagio. E noi possiamo anche, c'è un altro libro che si chiama L'arte di trarre profitto dai nostri peccati, che
che lì, in quel peccato, io posso incontrarmi con Dio. Certo, non come dice San Paolo, allora abusare di tutti, no, assolutamente, ma vedere lì l'amore di Dio per me che mi porta a cambiare la vita. E questo si dovrebbe vedere come cristiani concretamente nella nostra vita quotidiana, specialmente nelle nostre famiglie. Cosa pensa? Il perdono. A me lo dici? Sì, a voi chiedo. Oh, il perdono. E certamente il perdono è la chiave assoluta di tutte le cose. Il Dio ci ha dato l'esempio nella sua crocifissione. Sì. Che lui, l'uomo più innocente del mondo, era lui, Gesù. E i suoi non l'hanno riconosciuto, l'hanno messo in croce. Allora lui si trovava in croce. Ma ce n'era uno dei ladroni che era stato messo in croce insieme a lui. L'altro diceva, dice, tu ti dichiari Dio. Ma se sei Dio, dice, perché non liberi me, liberi quell'altro, libera tutti, dice, e andiamo fuori domani con la libertà. L'altro ladrone invece ci disse, ricordati di me, che sono un grande peccatore, quando sarai nel tuo regno. Quindi noi abbiamo la grande fortuna della confessione, della comunione, di tutte queste cose, e non le usiamo. E Gesù ci disse al buon ladrone, dice, oggi stesso sarai con me in paradiso. Quindi io penso che questa posizione, che Gesù fu messo in croce con due ladroni, uno a destra e uno a sinistra, quella a sinistra ci disse, se sei Dio, dice, scendi e libera me, e libera, ti liberi tu e liberi quell'altro. L'altro invece aveva capito che era il Dio e ci disse, dice, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù girò la testa e ci disse, oggi stesso sarai con me in paradiso. Perché se ne è pentito. E io dico, Rudy, dico che nostre creature, tutti, escluso nessuno, compreso me, che sono innocente, dobbiamo chiedere perdono al Dio e insegnarci ai figli che facendo le cattiverie, facendo quello che facciamo, noi saremo perdonati. Se lo chiediamo realmente vero, mentre il buon ladrone ha vinto, sì, perché ha riconosciuto i suoi peccati. Sì, sì. Allora ai nostri figli dobbiamo dirci che tutte le cose che vedono attorno sono tutte frutto di roba peccaminosa. Mm-hmm. E loro devono lasciarla, devono cosarla, devono insomma racchiudersi per non commetterli anche loro. E se noi abbiamo, come si dice, appoggiato Satellite, l'abbiamo fatto esclusivamente per questo, che io, guardando i miei figli, e ci ho detto, dico, sentite un po', vogliamo fare una televisione anche noi? È successo che poi, parlandone, discutendone, hanno detto, dice, dico, vedete che la televisione oggi nel mondo, abbiamo le televisioni che ragionano tutti quasi dico contro il Dio. Sì, sì, è vero. Contro il Dio. Il Dio invece vuole le parlate, le discussioni fatte a favore suo. E abbiamo detto, speriamo che questa televisione lo faccia. E abbiamo cominciato a chiamare persone che nel momento che abbiamo cominciato mi hanno detto, quanti soldi mi dai? Quante cose mi... Dico, senti, dico, qui dobbiamo partire proprio
dalla buona volontà. Ci mettiamo la buona volontà sopra e così dico, cominciamo a mandare avanti questa televisione. Dobbiamo cercare di stare vicino a Dio e metterlo numero uno, il primo è il Dio numero uno. E girando, girando, poi siamo riusciti con l'aiuto di Dio, non dimentichiamolo però, perché l'aiuto di Dio nasce proprio quando lo mettiamo al primo posto. Sì. Ma se noi lo mettiamo in giro, di qua e di là, ho la santina in tasca, ma che santina in tasca? Devi cercare di farla entrare nel tuo cuore. Sì. C'hai 10 comandamenti, osservare i suoi comandamenti, andare alla messa, andare a cresimarti, andare a fare tutte le cose belle, allora in quella maniera puoi chiederci a dire adesso vogliamo fare una televisione anche noi che parli di queste cose. Quante difficoltà ho incontrato, non c'hai l'idea. Sì, ma è sempre lo stesso, no? Come dice Paolo VI, il cristianesimo non è facile, non è facile, ma è felice. È felice. Ma volevo tornare un po' al buon ladrone, no? Perché sì, alla volta io chiedo ad alcuni chi è stato il primo santo e mi dice Santo Stefano, questo, quell'altro. Dico no, è il buon ladrone. Se non mi sbaglio si chiama Dismas. Il buon ladrone. Allora dico, anche prima della Madonna è messo in paradiso. Croce, eh? si spaventano un pochettino. Comunque, ai piedi della croce ce n'era un altro, il centurione. Oh, il centurione, sì. Ha visto la santità di Gesù. Sì. Dice, ma realmente questo era il Dio. Questo è figlio di Dio. Dunque, perché ha fatto questa dichiarazione? Perché senz'altro lui aveva visto altre condanne, altri che sono andati in croce, e mai nessuno ha detto perdonali perché non sanno quello che fanno. Tutti calpestavano gli altri, maledivano gli altri. Lui invece benediva. Allora il centurione si è reso conto, qui c'è qualcosa di diverso. Ma è questo che voglio, qua voglio arrivare, che il giovane di oggi, anche l'uomo di oggi, tutti noi di oggi, cerchiamo questa testimonianza, che ci sia questo perdono, che ci sia questa natura di Dio, non solo paure dell'inferno, perché Dio non vuole schiavi. I 10 comandamenti, si dice, non sono un ordine di Dio, ma sono una parola di Dio, le 10 parole di Dio per mettere la nostra vita in ordine, no? È un dono di Dio, sono 10 perle. E così io l'ho trovato, Rudy. Adesso trovato, fammi dire queste due parole. Sì. L'ho trovato in questa maniera, che quando insomma le cose avevano cominciato a venire nel nostro matrimonio, mia moglie insomma sentiva dire, dice, e meno con 2 o 3 figli, dice, con questa miseria, dico, non abbiamo paura, se riusciamo a recitare il rosario, a mettere le nostre cose insieme, andare a messa, fare insomma quello che la Chiesa ci comanda e ci dice di fare, non abbiamo paura dei figli. Sì. E siamo andati avanti a 10 figli. 10 figli, tutti quanti ci dicevano, dice, ma siete matti, siete pazzi. Insomma, il fatto è che con tutte queste cose che ci dicevano, certo dico, io non ho paura, perché ho studiato in seminario e in seminario mi dicevano, metti Dio in primo posto. E questo me lo diceva Don Alberioni, sì, con il suo linguaggio, con il suo parlare. Fidiamoci di Dio, che Lui ha creato il mondo. Ma come l'ha creato? Chi lo può capire questo? Sì, Lui può capirlo. Siamo alla conclusione del nostro programma. Volevo leggere un testamento spirituale al figlio di San Ludovico, perché sono parole che non si sentono spessi da genitori ai figli oggigiorno. San Ludovico, il re di Francia, San Luigi, il re di Francia. Allora dice un bellissimo testamento, veramente mi colpisce al cuore.
Dice: figlio carissimo, prima di tutto ti esorto ad amare il Signore Dio con tutto il cuore e con tutte le tue forze. Senza di questo non c'è salvezza. Figlio, devi tenerti lontano da tutto ciò che può dispiacere a Dio, cioè da ogni peccato mortale. È preferibile che tu sia tormentato da ogni genere di martirio piuttosto che commettere un peccato mortale. Inoltre, se il Signore permetterà che tu abbia qualche tribolazione, devi ringraziando e sopportarla volentieri, pensando che concorre al tuo bene e che forse te la sei ben meritata. Se poi il Signore ti darà qualche prosperità, non solo lo dovrai umilmente ringraziare, ma bada bene a non diventare peggiore per vanagloria o in qualunque altro modo. Bada cioè a non entrare in contrasto con Dio o offenderlo con i suoi doni stessi. Partecipa devotamente e volentieri alle celebrazioni della Chiesa. Non guardare distrattamente in giro e non abbandonarti alle chiacchiere, ma prega il Signore con raccoglimento, sia con la bocca che con il cuore. Abbi un cuore pietoso verso i poveri, i miserabili e gli afflitti. Per quanto sta in te, soccorrili e consolali. Ringrazia Dio di tutti i benefici che ti ha elargiti, perché tu possa renderti degno di riceverne dei maggiori. Verso i tuoi sudditi comportati con rettitudine, in modo tale da essere sempre sul sentiero della giustizia, senza declinare né a destra né a sinistra. Sta sempre piuttosto dalla parte del povero anziché del ricco, fino a tanto che non sei certo della verità. Abbi premurosa cura che tutti i tuoi sudditi si mantengano nella giustizia e nella pace, specialmente le persone ecclesiastiche e religiose. Sii devoto e obbediente alla Chiesa romana, Madre nostra, e al Sommo Pontefice come a Padre spirituale. Procura che venga allontanato dal tuo territorio ogni peccato, e specialmente la bestemmia e le eresie. Figlio carissimo, ti do infine tutte quelle benedizioni che un buon padre può dare al figlio. La Trinità e tutti i santi ti custodiscono da ogni male. Il Signore ti dia la grazia di fare la sua volontà, perché riceva ogni onore e gloria per mezzo tuo. E dopo questa vita conceda a tutti noi di giungere insieme a vederlo, amarlo e lodarlo senza fine. Amen. Allora, grazie. Grazie a te. Al prossimo programma. Grazie a loro. Grazie. This program is presented by Salt and Light Catholic Media Foundation.